qua. Allora, venga a fare un momento il punto della situazione, insomma, che l'ha questa giornata a Cormosa, venga a sentire che insomma è spawning, no? Insomma, ti salade. Che stoning? È stoning mal? Ma poche ni, eh? Poche int, noi stiamo... Sì. Ma par, secondo lui, no, per manchi... Tante int, però non compre. Niente se fa, peso non va in full. Base non vuole in Vignifor. No, sono usciti perché noi abbiamo pagato il posto, certo. Qua. Dovevano pagarci loro. Cioè, sono, l'uscita c'è stata, ma non l'entrata. Perché abbiamo fatto, diciamo, un'attrazione, no? Ecco, la gente in queste tipo di manifestazioni qui non compra, viene solo per divertirsi, guardare. Più banchi sono, più contenta è loro. Certo. E anche quelli che hanno... Perché qua bastava la metà di quello che hanno chiesto, sì, eh? Sì. Bastava la metà. La curiosità, signora, quanto vi hanno chiesto per... 10 euro. Con 10 euro si va in mercati un pochino più seri, eh? Ecco che il signore ci fa vedere il biglietto, scontrino regolare. Sì. Che dopo non ci vengano a dire che non... Diciamo, beh sì, dove. Forse sì. Ecco qua, forse sì. Grazie. Ecco. Perfetto. Sì, sì, sì. 10 euro. 10 euro. La domenica al mare era meglio. Sì, 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 sì. Magari con le viale griglia tutte anche. Un po' di pesce, no? Anche un tre spiedini, fa sale griglie. Un nin di Luagne e Luvison. Di che giusto, un nin piccan tutte anche. Un po' di polenta furlane. Ma anche col pan, si mangia tutto. Certo. Insomma, un'esperienza che l'ha lasciato un po' perplesso. Sì, tan perplesso. Tanto, tanto. E... Sì, prego, signora. Gli gnocchi a Godia, che è notoriamente, no? Ecco, 4 euro e molto abbondanti, qua 5. E niente abbondante. E no, poca roba. Direi. Molto, molto poca roba. Bene, anzi, male. Male. Insomma, avessi tutti chi stai... Le manifestazioni di loro, di promuovere e di farle crescere. In questa maniera non fai crescere, niente. Io o speri di non tornare poi? No, no, come inizi non è male, eh? Come inizi non è male. Venga a sentire che ti snisse a misca, venga se io sono il discompagno di se che avessi tu fin con mo, se molto isolato la giornata. Io bene, grazie. Ma se lui è positivo? Sì, boh, ma io sono cormonese, no? No. Insomma, lei è locale. A parte locale. Di Arbul? Non è vero. No, a parte scherzo. No, no, beh, io... Io tutte le manifestazioni che ho fatto qui a Cormons le ho fatte sempre bene. Sono contento del paese perché è un bel paese, è da mettere a punto qualcosa, ma comunque bene. Il paese funziona, bisogna dare un po'. Basta dai un'e sgorlate, come si dice. Un po' di pubblicità, un po' di qualcosa più, sì. Allora se forse si prende bene il tempo. Ci vuole un po' di impegno di tutta la gente che dia impegno. Comunque io sono contento, una bella manifestazione è sempre stata. Io sono cormonese, perciò ribattirò. Sono in chiesa. Bravissimo, non potrei mai dire. Non potrei mai dire. Sono amante del mio paese, no, grazie. Abbiamo di cercare con loro per. Allora, sono molto isolato, chi sta giornata? Molto, ma molto bene. Qualche non si è lamentato, però. Di cui? In generale, qualche non si è lamentato. Ma non, no, non può lamentarsi perché abbiamo avuto una giornata con sole, con tutti gli obiettivi che ci siamo prefissi sono venuti a termine. Meglio di così nessuno si deve lamentare. Anche basta che insomma il puesto si sposa bene, no? Benissimo, e speriamo di continuare così. Va bene? Ok. Sino a puesto. A puesto. Bene. Io dico che le tutte belle, solamente mangia con chi don robis dal comune, cioè che è il problema. È un po' abbandonato. È abbandonato, non poco, tanto. No, no, ma la televisione sai fa questo. Ecco, non altri allora, scarti, i condotti di difficoltà. Tutto sai benissimo che, che il giornale si scrive, la televisione si scrive. C'è un'associazione che si chiama Il Riciclatore, il Mercatino del Riciclatore, che vince in mano la situazione. Si rivasca stamattina da Assis e stince volanti in davanti, non c'era nessuno che controllava chi che metteva le macchine a posto, non era niente. Però è sin contento perché vi ho detto che si può fare in posto, fa in bene. Insomma, il privato. Dicono che senza tutte le burocrazie che è, in posto si fa bene. Insomma, il privato il batte il pubblico. Che non è neanche di discutere. Neanche di discutere. Neanche che tu la pensi, c'è tu. Neanche la pensa, c'è tu così. Ma neanche di cadere al club funziona. Cara, siamo pies. Siamo pies. È l'orgoglio austriaco. Dai, è l'orgoglio scritto. Alessandro, che è l'orgoglio austriaco. Perché il poeta. Aiuto. Un po' ti gelate.
benissimo, grazie. Isa di Vertute, buona giornata. Il sole ci ha favorito, una splendida giornata, tanta gente, per cui si parla un po' con tutti, ci si diverte anche. Bene. Insomma, è un'esperienza di rinnovare. Sempre. Mai line d'aur. Bravo. Ecco qua, abbiamo una moviola di vecchia data, vedo. Abbiamo la moviola di vecchia data. Prima che era bella. Siamo andati a recuperare il tecnico, mi dispiace. Il tecnico era lontano. Questo signore qua. Ma com'è andata? Malissimo. Perché secondo lei è andata male? Perché non hanno saputo organizzare bene il mercatino. Cioè, cosa voglio dire con questo? Qua dietro c'è una piazza bellissima, no? Stamattina, al posto di lasciarci soli fino qua all'1:30, potevano insieme con la Proloco organizzare magari una festa per i bambini, per qualcosa del genere, in modo che i bambini portano i genitori, porta gente e stavamo tutti insieme bene e non lasciarci come pipistrelli soli qua. E poi laggiù hanno fatto un palco, perché cosa era quel palco? Potevano prendere tre orchestrine per far suonare qualcosa. Spulciando l'uva, vedete l'uva nera e l'uva bianca, questa è da tavola, mentre questa invece si può fare anche il vino se si vuole. Andiamo a sentire com'è andata oggi. Bene, molto bello, abbastanza gente, anche se altri anni c'era un po' di più. Comunque sì, bello come sempre. Avete sfilato anche voi coi carri? No, eravamo qua nel chiosco. Peccato. Secondo me comunque va bene così, però insomma è un peccato. Mi sono sfilato, quest'anno ho detto un attimo di pausa, certo. Chiosco. Stare qua tranquilli. Esatto. Questa festa dell'uva, secondo lei è positiva? Sì, abbastanza, però era molto meno movimento degli anni precedenti comunque. Certo. Secondo lei cos'è mancato? Ma mancata la presenza della gente, questa è mancata. E poi anche pochi cari erano, pochi, erano un 4-5, cos'era più o meno? Un 6. 5-6, insomma. Ma al di là dei numeri, cos'è che è mancato per attrarre un po' il pubblico? Qualcuno dirà c'è la scusa della show? Ma, cosa, Rosetta, aiutami, cosa è mancato? Rosetta, cosa è mancato? Buonasera. Qualcosa ha mancato perché non abbiamo visto tanta gente quest'anno come l'anno scorso. L'anno scorso era più movimento, anche a pranzo, o dipende anche dal tempo di ieri sera che è stato un tempaccio così. Calmetta, sì, calmetta. Adesso vediamo, ancora sono le 7:10, può essere il lavoro che arrivi anche più tardi. Magari l'ultima. Sì, però era tanto più lavoro anni scorsi. Allora Katia, com'è andata? Comandi? Com'è andato? Benissimo, bella festa, bella gente. Ogni qualcuno anno comunque si è lamentato. Di cosa? Per via che magari era in una location sbagliata, non proprio come la vostra. Noi, guardaci, cosa possiamo chiedere di più? Meglio di così, visto i tempi. Meglio di così. Senti, cosa aggiungere ancora per questa festa che qualcuno diceva in fase calante? Oddio, a me va benissimo così. Che forse voi date quel tocco in più alla... Bravo. Noi diamo quello che serve, il vino, festa dell'uva. Qua è la casa dello spritz. Insomma, della serie Ognun e Somistia. Ognun e Somistia. Rinaldo, Vizzino. Allora, se te Granzini, siamo che date il dot. La festa? Sì. Bene. No, ma in generale, gli è tanto stand. No, benissimo, solo che mancano venerdì e sabato che purtroppo... La Plo è rovinato. Ha rovinato sul serio. Tutto sì, comunque fin come ho, sai che insomma, tosti la sua vunda e pesca, dopo disegna la verità, che chi pesca non resta in queste sacchette, no, mai van? No, va in Argentina e in Romania, con i frusi in Argentina e i frusi in Romania. Tu sai in Sisa che vuoi, se come Leon Bianco? Allora, come Leon Bianco è nato sin dal 90 che non in Romania, e dal 2005 in Argentina. Ecco, dunque passa due direttamente tramite Vuatis, cioè chi che dà la donazione, dopo se Vuatis che va sul posto. Sì, infatti voi ragazzi di Muinisca, una è brasiliana e una è romena, una che lavora in Romania e l'altra che lavora in Brasile. Ecco, potete anche sottolineare il vostro impegno che la parte? È nato in 300 frusi in Argentina, che Iudin fa tutti i ragazzi di strada, per venire fuori dal ghetto, se lì che lì la vita non va in noia proprio, e vinto tutto un squadra di ballon. Mi sono cominciato dal 2007 con 40 frus, come ho vinto 300. Come sei in Romania? In Romania mi ha fatto una chiesa per mense, per dargli mangiare i frus puers.
fatta anche che è, come continua lì, come vi sono stato lunedì, dos dies a settimana, come dal lunedì tutto il periodo scolastico, da settembre a maggio, fasi del lunedì salvinas lavoring, sono dentro che lavoring, che fasi di mangiare da 40, 50, 55 dipende dai frutti che sono, e fasi di mangiare manco una volta in diemis di mangi un pasto come... Sì, ma le istituzioni italiane, spero dite a manco il grazie di che stai facendo. Ma non vorrei neanche non dire grazie, non ti sia questo così, come tu vas di una banda, o in Romania, o in Argentina, ti vuol dire la riconoscenza che hanno loro, sai che se non stratti in loro hanno altri, basta, che le sa il grazie che vi vuoi noi altri. Che va sottolineato trasversale. È così, non mi interessa di avere numers, riconoscimenti, queste cose lì, a nomi, a tutte le bianco. L'importante è che fasi che le robe funzionino, perché se no tu butti via il tempo e bespar di ban, no? Invece lì, in Romania, sono già da più di design che queste robe funzionano. Ho scommesso per un plan culto e come funziona veramente bene. E Argentina, tu ne dici che dal 2007 erano in 50 frus, i 40 frus, come sono 300 frus, e stanno aumentando di volta in volta. Di notare che la più grande, come si dice, che non vedi di congratulazione, che fanno altri, sono Disney, Brask e altri, che in 2-3 squadre di che fanno in Argentina si chiamano Leon Blanco. Perciò del massimo da pubblicità. Sì, fanno altri. Bene, grazie e complimenti a te. Grazie a voi altri. Ciao.